Buonasera a tutte e buonasera a tutti, finalmente un nuovo video. So che vi avevo promesso un sacco di video, però fa troppo caldo, non ce la faccio e non ho mai tempo, e quindi in questo periodo faccio veramente pochissime cose perché il caldo mi sta uccidendo. Io odio il caldo, lo detesto proprio. Ma vabbè, è questa cosa che qui praticamente oggi ha toccato i 40 gradi, cioè neanche nell'Africa in agosto, io boh, cose da pazzi. E, però questo non mi ha distolto dalle mie passioni, che oltre a essere le perline, che quando è caldo è veramente impossibile fare secondo me, specialmente io che non ho una stanza fredda in questa casa e non ho il condizionatore in tutte le stanze, quindi è una tragedia, però all'uncinetto un pochino si lavora e ho sperimentato delle cosine molto carine con il tool. Ho fatto un ordine da Tessiland, come al solito, che è diciamo il mio negozio di fiducia. Se sentite rumore mi dispiace, ma ho la finestra aperta. Vi faccio vedere quello che mi è arrivato oggi. Mi doveva arrivare ieri, che era il 14 di giugno, però Bartolini mi ha detto che c'avevano un problema logistico e che avrebbero consegnato oggi. Io avevo fatto l'ordine il 13, quindi nessun problema, uno o due giorni va arriva a casa. Io ho speso tra 40 e 50 euro, non mi ricordo se ho sforato i 50 euro, boh, non mi ricordo. C'è le zanzare, benissimo, io le odio tutte. Insomma, vi faccio vedere quello che mi hanno mandato. Allora, questo, oh, ma sarà possibile che le zanzare arrivino tutto addosso a me? Oddio santo, ero a fa spesa, questo è il risultato di una zanzara maledetta, ma vabbè, che ce l'ho ammazzata mentre mi stava pinzando, benissimo. Allora, mi hanno mandato questo in omaggio, molto carino, oltre alle spese gratuite sopra i 19 euro, e quindi sempre gradite. Io ho speso un pochino di più, non ce la farò mai, ammazza, oh. Io ho speso un pochino di più perché volevo prendere alcuni colori di tulle per fare dei cestini. Ne ho fatte uno per la mia mamma che è impazzita. Ora ho studiato un sistema per ottimizzare il consumo del tulle, che è abbastanza costosino effettivamente, e se mai vi faccio vedere come ho avviato. Allora, questa è una bellissima rosa in tessuto, molto bella, veramente molto carina, bellina bellina bellina, la userò sicuramente in qualche creazione, molto bella. E poi mi hanno mandato tre campioni di filato, uno che è la Manda 5, uno che è il clay sfumato, che è un acrilico che io ce l'ho in varie misure, in vari colori, e poi la fettuccia di tulle che ho preso, quindi vabbè, questa l'ho presa, ma vabbè, insomma, grazie, potevano evitare di mandarmi il tool blu dato che l'ho preso, ma insomma vabbè, non c'è problemi, in tre colorazioni, dal blu al celeste, insomma grazie, gli omaggi sono sempre graditi. Poi ho preso questi qui, che sono due aghi molto grandi, vedete che crune esagerate che hanno. Allora, questa è proprio una cruna pazzesca, grandissima, io la voglio utilizzare per la fettuccia. Allora, questa in teoria, o per la fettuccia o per i filati più grossi, per il tulle anche, praticamente questi nascono come i tira elastici, se dovete mettere l'elastico, come vedete qui nell'immagine, e infatti si chiama infilanastri, però uno lo può usare come gli pare. L'ho pagato anche una miseria, ora io non mi ricordo i prezzi, però se andate sul sito, insomma, c'è tutti i prezzi, è molto semplice, molto intuitivo, quindi top. Poi, siccome era una vita e mezzo che li volevo prendere, ho ordinato gli aghi da chiacchierino. L'ho trovato, è veramente un prezzo fantastico, mi pare 3,90€, 3,50€, insomma veramente un ottimo ottimo prezzo. E sono, quanti sono? Boh, ora ve lo dico, 4 aghi di queste misure. Allora, eccole qui, non so se metterà mai a fuoco, ecco. C'è uno del numero 8 extra fine, 7 fine, 5 medium e 3 large, e vi dice lo spessore del filo che potete utilizzare. Io non ho mai fatto chiacchierino ad ago, ero molto tentata dall'acquisto, per 3 euro ho detto vabbè, acquistiamo. Poi ho preso per fare un reggiseno da Maria alla mia sorella per il suo compleanno, ora mi ci metto, ho preso le coppette, questa è una quarta, come ha detto c'è una quarta, qui c'è anche il push up, quindi ottimo, per me non ci sono perché io ho una quinta, anche sesta,
e poi con i push up a me non mi reggerei, cioè non ho bisogno praticamente, però insomma hai fatto molto bene come coppetta, perché qui appunto il push up quindi tiene bene su, sono delle coppe abbastanza resistenti in poliuretano, l'ho preso di un color carne perché ho deciso di fargli il pezzo sopra del costume color fucsia, quindi mi sembrava ci stasse meglio il color carne, e le coppe le ho pagate 5,90 €. Queste sono le coppette anatomiche, ci sono anche altre tipologie di coppette fatte anche come reggiseno a fascia oppure tonde invece che triangolari. Io devo dire la verità, mi trovo molto bene con le coppette triangolari, secondo me rende molto bene qualsiasi forma gli si dia. Poi a me personalmente la coppetta tonda non piace, io tendo a realizzare tutto con le coppette triangolari. Poi ho preso il tulle, come vi dicevo, ho preso due ruzzole di questo che è 50 metri. Però una cosa va detta, cioè il bianco sì, sono uguali le misure, però il fucsia, boh, anche l'altro giorno mi era arrivato il fucsia che era più piccola la ruzzola, non so se è perché è più compresso, boh, dovrei misurarlo, ma non ho la minima intenzione di mettermi a misurare il tulle, mi fido. Sono 50 metri a bobina, costano 3,50 €, quindi è un prezzo secondo me abbastanza altino, e quindi sto cercando di ottimizzare il consumo, specialmente per il fondo dei cestini che va via un sacco di colore, mentre sto utilizzando un sistema fantastico, vi faccio un video, ve lo faccio vedere. E ho preso il color fucsia che è un bellissimo color ciclamino, due ruzzole bianco che è molto bello, poi ho preso una ruzzolina rosa, una ruzzolina color azzurro e due blu, perché voglio fare un altro cestino rosa, bianco e fucsia e uno bianco, celeste e blu che mi piace moltissimo. Poi ho preso dei glitter, sapete la mia passione per la resina, ora ho preso degli stampini fantastici, quindi appena mi arrivano, e questo bellissimo glitter extra fine, veramente valido, di questa marca Fine Glitter, della Marianne Hobby, questo è il nome in tedesco, Fine Glitter, comunque vabbè, è made in Pakistan, e della Marianne Hobby, io la trovavo dal Brico però non la portano più, e è questo bellissimo color blu nero iridescente con dei riflessi viola, stupendo, secondo me per fare l'effetto galassia sarà il top. E poi due ruzzole e basta, e poi ho finito, quindi insomma ho preso un po' di cosine per 50 euro, devo dire la verità, ho preso un sacco di cose. Ho preso queste due mega ruzzole di filato Amanda 5 che è un cotone da 100 grammi. Che altro dire, ho preso il colore bianco che è la partita 329 e il colore fucsia che è il colore 196 partita 377. Questo è un cotone che si lavora con un uncinetto 1,5-2, io diciamo lavoro con un 2, se lavorate molto strette vi consiglio anche un 2,5, però secondo me con un 2 è perfetto, magari 2,25. È un cotone fantastico, io ho anche il cotone più fine, devo dire la verità è meraviglioso, non scolora prima di tutto, non stinge, invece ci sono alcuni tipi di cotone che stingono, quelli più economici. Questo scontato l'ho pagato 3,90 €, non mi ricordo, oddio, oh, scusate, c'è scontato sul sito, quindi se andate a vedere lo trovate a un ottimo prezzo, per 100 grammi secondo me costa 3,80 €, ma non mi ricordo, boh, forse 3,80 €, 3,50 €, insomma da 3,50 € a 3,80 €, non mi ricordo l'ora di preciso, non ho stampato la fattura, perdonatemi, e penso che con 100 grammi dovrei fare abbondantemente tutte e due le coppe, poi se avevo tempo e soprattutto cotone a sufficienza volevo fare un copricostume in questa colorazione bianca e fucsia, vediamo un attimo. E niente, questo è tutto quello che io ho comprato, come sempre vi consiglio di acquistare dal sito Tessiland perché sono veramente prodotti di qualità, un servizio clienti ottimo, hanno una spedizione extra veloce, uno massimo due giorni, se non vi arriva in due giorni è colpa del corriere, potete pagare con PayPal, con carta di credito, con bonifico, con contrassegno, come più vi piace, io uso sempre PayPal perché mi ci trovo benissimo. Poi che altro dire,
Sopra 19 euro c'è le spese di spedizione gratuite, se poi andate a scaglioni da sopra 19 euro fino a 43 ci avete le spedizioni gratuite. Mi pare sopra 44 vi mandano un omaggino che dovrebbe essere quello che ho avuto io, cioè questa bellissima rosa e questa campionatura di colori. Se spendete ancora di più vi dovrebbero mandare dei sample un po' più grandi. Se spendete, mi pare, sopra 99 euro vi arriva le forbici, gli aghi, insomma un sacco di cose. E quindi secondo me anche il discorso degli omaggi e della scontistica, devo dire la verità, è veramente azzeccato. Poi un sito dove con 19 euro vi danno le spese di spedizione gratis, secondo me non se ne trova da nessuna parte. Io non vengo pagata dalla Tessiland, non sono sponsorizzata da loro, non ho una collaborazione con loro, quello che compro lo pago, quindi quello che dico è puramente è la pura verità, è la mia esperienza professionale e personale. Soprattutto non ho avuto nessuna indicazione da parte dell'azienda di dire quello che sto dicendo al momento. Se mi ci fossi trovata male ve l'avrei detto, come sempre. Insomma, chi mi conosce, chi mi segue un po', sa che le mie recensioni sono tutte totalmente sincere al 100%. Il prossimo video sarà sicuramente un video dove vi faccio vedere questi cestini e il sistema che ho adottato per adoperare meno prodotto. Secondo me è un'idea utile anche in vista di momenti di risparmio, perché insomma gli hobby sono belli ma sono costosi, se si può risparmiare è meglio. Poi vi farò vedere quello che realizzo con queste cose che ho acquistato. Se avete qualche domanda lasciatemi un commento qua sotto, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e condividete, mi raccomando, condividere aumenta, cioè fa bene a tutte noi creative. Mettere un pollice in su lo mette il video tra i preferiti, tra le tendenze, e quindi può arrivare a più persone che ancora non conoscono di questa azienda italiana fantastica che è la Tessiland. Niente, io per ora vi saluto, vi lascio alle vostre cose, insomma no, vi lascio le vostre cose, vi saluto, io vado a fare cena che è le 7:30 e niente, per ora vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando spolliciate, condividete e iscrivetevi se non siete iscritte, e prossimamente arriverà un giveaway, quindi tenetevi in allerta, perché penso tra luglio e agosto di fare un bel premio per le iscritte. Avendo superato i 3000 iscritti non mi aspettavo assolutamente di arrivare a questo traguardo, quindi voglio ringraziare tutti voi che vi siete iscritte e iscritti. E niente, ciao a tutte e ciao a tutti soprattutto. Ciao ciao.